Ida e Riccardo sono in gara a Temptation Island 2018 e starebbero già affrontando la prima crisi di coppia. Gemma ha raggiunto Ida per abbracciarla. Ida e Riccardo, la coppia che abbiamo visto nascere quest'anno nello studio di Uomini e Donne Trono Over, hanno scelto di mettersi in gioco partecipando a Temptation Island 2018, il temuto reality show delle tentazioni che vedremo in onda su Canale 5 dal prossimo 9 luglio. A quanto pare, però, questa nuova avventura sarebbe stata già abbastanza turbolenta per la coppia composta da Ida e Riccardo, così come testimoniano le foto pubblicate sull'ultimo numero della rivista Chi, dove vediamo Ida in lacrime che viene consolata dalla sua amica Gemma Galgani. Ida in lacrime per Riccardo a Temptation Island 2018. Nel dettaglio, infatti, sulle pagine di Chi vediamo che Ida Platano scoppia in un pianto disperato all'interno del villaggio delle tentazioni di Temptation Island, dove si stanno ultimando le registrazioni di questa quinta stagione. Un pianto che è dovuto molto probabilmente ad una serie di atteggiamenti poco carini da parte del suo fidanzato Riccardo nei confronti delle tentatrici single che si trovano nel villaggio degli uomini. Ecco allora che la donna non è riuscita a trattenere il suo momento di grande sconforto e per cercare di tirarle su il morale è arrivata anche Gemma Galgani, che ha raccontato la cosa sia nell'intervista rilasciata al settimanale Chi che in quella rilasciata al magazine di Uomini e Donne di questa settimana. Gemma Galgani corre in soccorso di Ida. La dama torinese del Trono Over, infatti, ha specificato subito che non è tra le protagoniste di questa quinta edizione di Temptation Island, non la vedremo in gara con un possibile nuovo fidanzato. Semplicemente Gemma Galgani ha scelto di correre in soccorso di Ida che in queste settimane sta vivendo dei momenti non facili. Gemma ha ammesso di essere in debito con Ida dal punto di vista dell'amicizia perché la Platano le è stata sempre vicino nel momento del bisogno, in particolar modo quando la Galgani veniva lasciata dai suoi spasimanti a Uomini e Donne. Lei mi è stata vicina quando sono stata lasciata e ora, nel momento in cui ha avuto bisogno, io c'ero. Poche parole e un abbraccio interminabile, ha dichiarato Gemma nell'intervista, senza però entrare troppo nel dettaglio di quello che è successo a Temptation Island tra Ida e Riccardo. A questo punto, quindi, non ci resta che attendere la messa in onda della prima puntata di questa edizione, il 9 luglio finalmente cominceremo a capire cosa sta succedendo nel villaggio delle tentazioni.